Ben trovati a un nuovo appuntamento in diretta con il nostro primo piano, l'appuntamento quotidiano dalle 17.30 fino alle 19 per fare il punto sull'emergenza coronavirus in Toscana. Iniziamo come sempre dai numeri, i numeri dell'ultimo bollettino della regione. Sono 305 i nuovi casi positivi registrati in Toscana, 24 ore dal bollettino precedente, 17 nuovi decessi. Salgono dunque a 4.122 i contagiati dall'inizio dell'emergenza, 29 le guarigioni virali, 92 le guarigioni cliniche e 215 in totale i decessi. I casi attualmente positivi e in cura rimangono dunque 3.786. Per quanto riguarda i ricoveri, oggi sono 1.386, di questi 275 nelle terapie intensive. Da sottolineare l'aumento contenuto dei ricoveri rispetto a ieri, sono 16 in più, e la diminuzione invece di 2 ricoveri nelle terapie intensive, ieri erano 277. Questa è la suddivisione per la provincia: 957 tamponi positivi a Firenze, in crescita di 102 rispetto al bollettino precedente, 309 a Pistoia, 221 a Prato. Il totale dell'ASL Toscana Centro è di 1.487 tamponi positivi, 672 a Lucca, 493 a Massa Carrara, 432 a Pisa, 236 a Livorno. Il totale nell'ASL Toscana Nord-Ovest, che continua a contare nel numero maggiore, è di 1.833, poi 245 i tamponi positivi a Grosseto, 273 a Siena e 284 ad Arezzo. Il totale per l'ASL Toscana Sud-Est è di 802. Solo nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.966 tamponi, quindi è circa il 15% la percentuale di quelli risultati positivi, la più alta, a dire il vero, degli ultimi giorni in Toscana, molto più alta se ad esempio prendiamo a riferimento le giornate di giovedì e venerdì scorsi. Dal monitoraggio giornaliero sono ben 12.882 le persone in isolamento domiciliare. Dopo questo lungo elenco di numeri, come sempre per fare il punto, il quadro sulla nostra regione, torniamo ad occuparci delle strutture, delle zone, delle situazioni che maggiormente stanno soffrendo in questo periodo. Sono le RSA, le strutture di accoglienza per gli anziani, dove continuano a registrarsi nuovi focolai. Nelle ultime ore è scoppiato anche il caso di quella di Gallicano, in provincia di Lucca, dove andiamo in diretta dal nostro Luca Lunedì. Anche qui, Luca, ci sono tanti casi positivi e anche una vittima, purtroppo. Luca, a te. Sì, siamo a Gallicano, questa è la RSA Paoli Puccetti. Qui i casi positivi risultano ad oggi 19 fra ospiti e operatori. Purtroppo c'è da registrare anche il primo decesso, un uomo di Borgo Ammozzano che purtroppo ha perso la vita anche a causa del coronavirus, perché insomma abbiamo parlato con delle operatrici che ci hanno spiegato che insomma che quest'uomo soffriva, ovviamente data anche l'età avanzata, di aveva una situazione clinica pregressa non semplice. Il coronavirus però sicuramente non ha facilitato le cose, anzi le ha peggiorate. Un'epidemia, insomma un piccolo focolaio che è scoppiato dentro la RSA dopo che è stata scoperta positiva una ospite, una signora che doveva semplicemente sottoporsi a un intervento, e è stata controllata come vogliono i protocolli attuali. Si è scoperto che appunto era positiva, quindi sono partiti poi i tamponi in tutta la struttura, e fra appunto ospiti e operatori sono 19 al momento. La situazione però sembra calma e sotto controllo. Abbiamo parlato con queste operatrici che ci hanno raccontato anche un po' come si vive all'interno di questa struttura al momento, e è da encomiare, ecco, l'impegno, perché sono persone che continuano a venire qua e a prestare la loro opera, perché queste persone anziane, gli ospiti di questa struttura, comunque hanno ancora bisogno di assistenza, esattamente come prima. E queste persone poi, tornate a casa, per non infettare la propria famiglia, si auto-isolano in un altro appartamento o in un'altra struttura, insomma, quindi si sottopongono a un isolamento volontario
per prestare questa opera. Questo, insomma, è un segno di abnegazione, di coraggio che era giusto raccontare. Abbiamo parlato con loro, ci hanno detto esattamente come stanno queste persone, che capiscono ovviamente la gravità della situazione, però rimangono sempre scioccate dal vedere le misure di controllo e di protezione, le tute, gli occhiali, tutto quello che, insomma, non rientrava nella quotidianità fino a poco tempo fa. Sentiamole queste storie, sentiamo le loro voci, perché, insomma, meritano di essere ascoltate. Ad andare avanti con le risorse che abbiamo, con l'ottimismo che abbiamo sempre, la passione e tutto. Non si può fare diversamente, siamo mamme perché a questo punto siamo tutte donne con l'esclusione del caposala. Esattamente. Siamo tutte donne, io non torno a casa per tutelare la mia bimbina, mio marito e tanti fanno così, altri si sono arrangiati in altri modi e cerchiamo di fare il Superare questa possibile, cosa, sì, sì, tutti insieme. tutti insieme, perché. E poi guarda, sarebbe gradito se ci rifacessero un tampone fra un pochino, perché purtroppo noi ora siamo negative, ma contatti in una struttura che inizialmente non c'era niente, purtroppo senza dispositivi, contatti li abbiamo avuti con i colleghi. Quindi insomma, ci auspichiamo che al più presto ci rifacciano un tampone per farci lavorare ancora in maggiore, cioè con più tranquillità. E gli ospiti, com'è la situazione? Ora che è deceduta, non, cioè, non è morta di coronavirus, l'abbiamo assistita nel suo fine vita come meglio abbiamo potuto e è morto con il coronavirus. È una persona, poverino, che si è spenta piano piano e noi non, cioè, purtroppo fa dire di che è morta, va il coronavirus, sono cose che a noi non ci fanno piacere. Ecco, Ok. anche perché è una situazione già difficile di suo. Sono persone che è Quindi. tanto tempo che sono qui con noi e noi conosciamo tutto, ci conoscono i nostri nomi, sono persone che sono sempre la maggior parte alzate, vivono in questa comunità, insomma, vero? Cioè noi ci definiamo come una grande famiglia. Sempre in tema di emergenze nell'RSA della Toscana a causa del Covid-19, sono morti altri due anziani positivi, entrambi nell'RSA di Bucine, in provincia d'Arezzo, dove un altro ospite era deceduto alcuni giorni fa in ospedale, circostanza che fece peraltro scoprire poi altri 30 soggetti positivi tra ospiti e personale. I due deceduti sono un 81enne e un 92enne, entrambi di Cavriglia, facevano parte dei 23 pazienti del piano zero positivi al coronavirus, rimasti ricoverati nella casa di riposo. La conferma è arrivata dal sindaco di Bucine, Nicola Benini. Con grande dispiacere ha detto: devo comunicare che nella notte sono venuti a mancare due degenti della RSA Fabri Bicoli, anch'essi contagiati dal Covid-19. Si tratta appunto di due uomini. Ai parenti e amici dei defunti, le più sentite condoglianze da parte dell'amministrazione comunale, come è normale fare in questi casi, ma la situazione, come detto, è di assoluta emergenza. Ci sono anche altre RSA, ce n'è una a Siena, un'altra nella Grossetana, un'altra a Pontedera, tutte con situazioni estremamente gravi, così come si sta rivelando quella in un'altra residenza per anziani, in questo caso nel Pratese a Mezzana, dove andiamo in diretta con Patrizia Menghini. Patrizia. Sì, proprio dietro le mie spalle c'è questa RSA, residenza sanitaria assistita, si chiama Casa Serena, soggiorno per anziani. Qui si sono registrati 5 nuovi casi di positivi al Covid-19 dopo i due casi che si erano registrati nei giorni scorsi, sempre in questa struttura, due persone di cui una deceduta all'ospedale Santo Stefano appunto nei giorni scorsi. L'altra è ancora ricoverata ma in via di guarigione, tutte e due ultra novantenni. Le condizioni di questi 5 nuovi positivi sono discrete per 4, mentre una quinta, una donna, ha bisogno di ossigeno. Naturalmente la struttura è in quarantena e gli ospiti, che sono 38, sono tuttora assistiti da una trentina di addetti che naturalmente portano tutte le protezioni del caso. Purtroppo non ci hanno voluto dire niente, noi abbiamo provato a suonare, a chiedere, ma ci rendiamo anche conto delle condizioni psicologiche difficili delle persone che lavorano in queste condizioni. Comunque la struttura è stata.
reale, in una naturalmente ci sono le persone, queste 5 persone positive, nell'altra gli altri ospiti. Probabilmente alla mia sinistra c'è la, dove c'è la sala TV, ci sono 7 ospiti che noi abbiamo intravisto e anche un signore che ci è venuto incontro al cancello, naturalmente pensiamo che stia molto bene. Quindi questo è un altro focolaio purtroppo che si verifica dopo i casi di Comeana, dove ci sono stati 8 casi di cui 4 decessi. I dipendenti della struttura stanno bene, a parte 2 che sono a casa per altri motivi di salute, per loro è stato disposto e eseguito il tampone di cui si aspetta il risultato, per gli altri dipendenti invece non è stato effettuato, così almeno ha detto Antonio Sferrino, che è il responsabile di questa struttura proprio nella zona industriale intorno a Prato Est. Perfetto, grazie a Patrizia Meghini. Ovviamente ritroveremo sia Luca Lunedì che la nostra Patrizia nella seconda parte, anche di Primo Piano, per aprire altre finestre sulla Toscana, per continuare a raccontare quello che accade in queste giornate molto molto complicate. Strutture che sono assolutamente sotto pressione, in piena emergenza in questo periodo, le RSA dove scoppiano questi focolai, questi casi di contagio multiplo da Covid-19. Altre strutture invece in Toscana si preparano ad accogliere persone positive, le hanno chiamate, definite alberghi sanitari. Una di queste a Montecatini ci racconta meglio il nostro Francesco Strai. Francesco, a te. Proprio così, Luca, io mi trovo di fronte all'ospedale Santa Rita, che è una clinica privata. Nel corso dell'anno è una clinica privata dove si possono fare analisi, operazioni ovviamente in via privata, però anche questa struttura rientra all'interno del progetto di cercare di aumentare quanto più possibile i posti letto disponibili per fronteggiare l'emergenza Covid-19. All'interno di questa struttura nei prossimi giorni troveranno spazio 3 posti letto di terapia intensiva, che sono chiaramente delle cure molto particolari per i quali servono strumentazioni complesse e costose. Ecco, qui all'interno si potranno ospitare tre pazienti che hanno necessità della terapia intensiva. Oltre a 18 posti letto, ci saranno 18 posti letto per le cure ordinarie. Quindi all'interno di questo ospedale, io mi trovo proprio di fronte all'ingresso per le ambulanze, troveranno posto in totale 18 più 3 pazienti che appunto saranno curati all'interno anche di questa struttura, una struttura privata, ma sappiamo che è stata firmata questa convenzione tra l'ASL Toscana e la Regione per allargare il più possibile la cerchia dei posti letto disponibili nelle varie strutture in Toscana. Nell'ASL Toscana Centro sono in totale 115 i posti letto sia di terapia intensiva che di cure ordinarie, una convenzione che per il momento durerà fino al 30 aprile. La convenzione ha questa durata, non è escluso che venga appunto prorogata anche più avanti, e tutta l'operazione ha un costo stimato di 2,5 milioni di euro, ma chiaramente in questa fase i costi, il computo dei costi è poco più che un dettaglio. L'obiettivo di tutti è approntare quanti più possibili posti letto anche di terapia intensiva, come qui nel caso di Montecatini, per salvare quante più vite e non trovarsi in una situazione di estrema difficoltà, come ad esempio in Lombardia ed in parte in Veneto, dove il contagio improvvisamente è esploso con numeri da capogiro e ovviamente le strutture ospedaliere classiche, se così le vogliamo chiamare, si sono trovate improvvisamente in estrema difficoltà. Ecco, la Regione Toscana, con presidi ospedalieri privati come quello alle mie spalle, cerca di allargare il numero dei posti letto disponibili in modo tale da fronteggiare l'emergenza che già è in atto, ma anche di tenersi al riparo di fronte a un'escalation clamorosa come è stata in altre regioni e che per adesso in Toscana ancora riesce ad essere ad un livello numerico tutto sommato sotto controllo, ancorché allarmante. Studio. Grazie al nostro Francesco Storai, anche con lui torneremo a collegarci nella seconda parte del Primo Piano. Adesso però parlavamo della situazione delle strutture ospedaliere che hanno bisogno ovviamente
in continuazione di rinforzi di personale operativo. Torna in servizio il dottor Morando Grechi, che è il direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio dell'Ospedale Misericordia di Grosseto ed è collegato con noi via Skype. Dottore, buonasera. Buonasera. Torna, dicevamo, perché negli ultimi giorni, quantomeno nelle ultime due settimane, lei è dovuto rimanere a casa. Perché, ce lo dica lei. Sì, io è un messaggio di speranza che voglio trasmettere a tutti, perché l'ospedale Misericordia sono il più anziano e ne sono venuto fuori, fortunatamente per me e per tutti, senza grossi problemi, e quindi è un messaggio di speranza che voglio trasmettere a tutti. Diciamo, l'inizio per me è stato un tampone fatto perché ero stato a contatto con un collega che ha sviluppato la malattia, purtroppo in forma severa, e quindi la direzione sanitaria ha fatto il tampone a tutti coloro che erano stati a contatto in una riunione dove preparavamo l'ospedale Covid, eccetera. E sono venuto positivo. Questo è successo il 12 di marzo, esattamente il 12 di marzo. E nulla, come sintomatologia ho accusato scarsi sintomi, rinite, mal di gola, in settima giornata astenia profonda per due o tre giorni con un po' di dolorini vari al petto, ma nulla di importante per la verità, e dopo sono stato subito bene. Ho fatto il tampone, il primo dei tamponi di controllo il giorno 23 e due giorni fa, venerdì, ho fatto il secondo tampone, ambedue negativi, e quindi nulla, sono pronto a ritornare. E quindi è un messaggio di speranza che voglio dare a tutti, perché insomma, io appartengo a quella fascia degli ultra 65 anni che sono un po' più a rischio, e fortunatamente per me e per gli altri, anche perché accorgersene così, io ero di fatto un vettore asintomatico, se non facevo il tampone, e in questo bisogna ringraziare l'azienda che ha provveduto, diciamo, a isolarmi, perché sarei diventato un veicolo di contagio per tutti, per la famiglia, per i miei collaboratori, per gli utenti, quindi un pericolo sicuro, e tutto ha funzionato. Ha funzionato anche dopo, l'igiene mi ha chiamato due volte al giorno, addirittura mi hanno organizzato lo smaltimento dei rifiuti in qualche maniera, e ho proceduto a un isolamento completo nella mia casa. Anche mia moglie è stata separata totalmente, e ho fatto 16 giorni di clausura totale. Senta, dottore, l'unità di crisi della Regione Toscana riguardo all'emergenza coronavirus specifica che, al di là di problemi in singoli casi isolati che possono esserci stati, tutti gli operatori sanitari sono in sicurezza, come disposto dai rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità. Per la sua esperienza, anche per quello che lei ha passato, ecco, si sente, come dire, di sottoscrivere questo tipo di affermazione? C'è bisogno di un rafforzamento delle difese in questo senso? Io sono convinto che quanto aveva detto a suo tempo il governatore pochi giorni fa sia assolutamente indispensabile. Se tutti gli operatori, ma non solo loro, non solo medici, infermieri, tecnici, tutti, chi fa i trasporti, non vengono sottoposti a uno screening di massa, rischiano di diventare veicoli pericolosi, perché come sappiamo il rapporto può essere di 1 a 1, 1 a 2, per un sanitario infetto diventa 1 a 10 ed oltre a moltiplicare. Quindi questa linea di condotta è fondamentale e va perseguita. Noi in Toscana ci stiamo arrivando, a differenza di altre regioni che ancora sono molto indietro, che hanno fatto scelte diverse all'inizio, probabilmente perché non erano preparate a fare tutto uno screening di massa così, non potevano farlo, e allora ci sono state realtà dove purtroppo poi gli ospedali sono diventati un veicolo di contagio. Credo che in Toscana questo non stia avvenendo. Ci fa piacere sentirglielo dire, dottore. Buon ritorno al lavoro, buon ritorno in corsia, grazie
per essere Grazie stato con noi in a voi. collegamento. Buonasera. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo con il nostro speciale primo piano dedicato all'emergenza coronavirus. Di nuovo in diretta con il nostro primo piano speciale emergenza coronavirus in Toscana. Torneremo tra un attimo anche a commentare quanto annunciato ieri dal Premier Conte riguardo al fondo da 6 miliardi e mezzo destinato ai comuni. Lo facciamo con il presidente dell'ANCI Toscana, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nonché sindaco di Prato, Matteo Bifoni, che è collegato con noi via Skype. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Prima però di arrivare al commento, appunto, l'annuncio di Conte, le chiedo una risposta da sindaco sulla situazione che abbiamo raccontato in apertura di questo nostro speciale odierno a Mezzana, nuovo focolaio in una RSA, ecco, la situazione preoccupante purtroppo. Sì, le RSA sono alcune delle strutture che ci preoccupano di più. Dopo gli ospedali probabilmente sono quelle più a rischio. Noi abbiamo sul territorio pratese, nel comune di Carmignano, abbiamo già avuto una situazione molto complessa, che è l'RSA di Comeana. So di altre situazioni a giro per la Toscana piuttosto complesse. Adesso siamo preoccupati per i casi di Mezzana. Abbiamo già 5 nonni che sono lì ospitati, che sono malati, e altri, cioè ci sono risultati positivi, altri che sono malati. Speriamo appunto che la cosa si possa contenere, perché lì ovviamente sono passati operatori, sono passati familiari delle persone appunto che lì abitano, lì vivono. E siamo preoccupati. L'RSA oggettivamente è un fronte molto caldo. Io ho parlato stamattina anche col dottor Morello, raccomandandomi la massima attenzione, perché quello potrebbe essere un focolaio molto pericoloso se non lo prendiamo in tempo e se non lo gestiamo in maniera molto rigorosa. Ecco, questo sì, lo abbiamo detto. Insieme agli ospedali, appunto, l'RSA sono il fronte toscano, vorrei dire, e ne abbiamo prova più di un punto scoperto che va monitorato. Oh, venendo poi invece al motivo principale con il nostro collegamento, che è il commento, dicevamo, all'ultimo DPCM, questo acronimo che ormai ci accompagna da qualche giorno, del Premier Conte, che riguarda da vicino proprio i comuni e le loro risorse, le loro finanze. Lei si è detto molto soddisfatto. Raramente, ecco, una parte richiedente in politica commenta con così grande soddisfazione quello che riceve. La sensazione è che, insomma, le vostre richieste siano state accolte in pieno. Diciamo, il decreto di cui ieri diciamo Conte ha dato notizia ha due filoni, diciamo in questo modo. C'è un anticipo importante di soldi che erano già dei comuni, bisogna essere chiari. Il fondo di coesione sono soldi che ci sarebbero spettati a prescindere, quei 4 miliardi circa, però arrivano subito, perché anziché aspettare giugno arrivano adesso, perché noi facciamo fatica come sistema dei comuni, perché noi dobbiamo pagare gli stipendi, perché noi dobbiamo pagare i servizi, dobbiamo mantenere i giardini, i cimiteri, gli spazi pubblici, perché per esempio Prato, ma lo sta per fare anche Firenze e lo faranno altri comuni, ha rinviato il pagamento della Tari, ma i dipendenti di Alia e i servizi di pulizia vanno pagati, quindi anticipiamo noi. Insomma, quei 4 miliardi ci servono per dare una risposta alle nostre finanze, che iniziano a battere in testa, a essere in affanno. Perciò, diciamo, il fatto di aver anticipato in un contesto difficile anche per il governo queste risorse a noi dà tranquillità per i nostri conti. Ma ripeto, sono soldi che noi avevamo comunque messo in conto, però la fortuna è che arrivano prima, è un anticipo molto importante. Poi ci sono 400 milioni di euro che arrivano in più. Questi 400 milioni di euro, che sono quelli per l'emergenza, che sono per l'emergenza fame, ora brutto definirlo così, ma è per questo che così sono stati definiti. Per la Toscana cubano, e secondo i nostri primi conti, intorno ai 21-22 milioni di euro, che noi distribuiremo alle famiglie, alle persone in difficoltà. Sono soldi extra, sono soldi che non avevamo, per questo siamo molto soddisfatti, che ci permettono quantomeno di dare la boccata d'ossigeno alle fasce più in difficoltà, per evitare di vedere scene che in alcune zone d'Italia abbiamo già visto: assalti ai supermercati, persone disperate che si scagliano contro le banche. Insomma,
In Toscana siamo messi un po' meglio, però non è che c'è da sottovalutare nulla, anzi, il fatto di avere un gruzzoletto da poter dedicare e impegnare. Noi come Comune Prato avevamo già iniziato a dare borse spesa ai nostri cittadini più in difficoltà. Detto questo, questo è un impegno importante che ci mette in tranquillità e ci rende più ampia la platea di coloro che essere soddisfatti da questo servizio. Ecco, Sindaco, realisticamente questi 400 milioni quanto possono durare se ipotizziamo un'emergenza che va avanti ancora per diverse settimane, insomma, per quello che viene prospettato? Poco, nel senso, io voglio essere chiaro, questa è, come dire, quando te sei in mezzo in mare e sei lì che stai in mezzo con l'acqua alla gola e ti arriva una scialuppa che ti ci aggrappa, ovviamente, ma non è che questo ti basta per arrivare a riva, poi serviranno i viveri, servirà l'acqua, servirà il cibo, servirà una barchetta per arrivare a riva. Questa è oggettivamente un bel salvataggio. È chiaro che questo ancora, cioè, diamo per scontato che queste non siano le risorse che servono. Qui si sta parlando di risorse che ne cura Italia, i 25 miliardi più 25 miliardi, che poi basteranno, servono, diciamo, per dare poi una risposta strutturata all'emergenza che stiamo vivendo. Questi 400 milioni servono per oggi, servono per questi 10 giorni, per questi 15 giorni, servono per uscire dalla fase della massima emergenza, per spengere l'allarme, ma certo ci basta per ripartire, questo ne siamo tutti consapevoli e credo ne sia consapevole anche il governo. Ma per quello servono appunto 50 miliardi annunciati. Grazie al Sindaco di Prato, Matteo Piffoni, Presidente dell'ANCI Toscana, e buon lavoro ovviamente in queste giornate che restano molto molto complicate. 400 milioni in più annunciati dal Premier Conte, oltre al Fondo Comuni, Fondo Solidarietà, così è stato definito, che servono per gli ultimi, per le persone in difficoltà, che purtroppo anche sul nostro territorio aumentano e sono destinate ad aumentare le situazioni di fragilità, di difficoltà, se la situazione d'emergenza con anche i luoghi di lavoro chiusi, le attività chiuse vanno avanti. Un allarme in questo senso arriva anche dalla Caritas Pisana. Le ultime tre settimane si sono affacciati ai nostri sportelli persone che non conoscevamo, che non avevamo mai incontrato, persone, famiglie campavano sul lavoro nero, oppure il fenomeno degli ambulanti e anche l'esperienza dei giostrai, dei gestori di Luna Park. Sono tutte persone normali che in questo periodo non ce la fanno a gestire la quotidianità della loro esperienza, della loro vita. E i numeri più che mai parlano chiaro, sono 136 nuovi poveri in più ai servizi Caritas dal 10 al 26 marzo. In tutto sono 1222 le persone seguite che fanno scattare l'emergenza volontari, i quali sono invece in forte diminuzione anche per le restrizioni comportamentali cui ora sono soggetti. Ma il volontariato è una risorsa fragile e delicata perché veniamo invitati a rimanere a casa, quindi è importante, se uno è disponibile a fare volontariato, a rispettare tutte le norme contenute nei vari DCPM e quindi i cosiddetti dispositivi di protezione individuale, la distanza, la prudenza, il rispetto di sé e degli altri. Aspettiamo di avere un po' più chiaro le misure che il Presidente Conte ha annunciato, questo sostegno diretto alle famiglie, credo che sia un segnale importante di prossimità e di vicinanza delle istituzioni a tutti coloro che in questo momento fanno fatica. Questo è l'ulteriore commento della Caritas diocesana pisana all'intervento annunciato ieri dal Presidente del Consiglio, con allo stesso tempo anche l'allarme sull'aumento del numero di persone in difficoltà. Normale che sia così, anche le istituzioni cattoliche provano a fare il loro in questo momento di difficoltà, a dare una mano. Abbiamo visto il momento di grande raccoglimento, di grande riflessione con la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, che anche noi vi abbiamo trasmesso in diretta. Tutto questo mentre ci si avvicina a una Santa Pasqua che sarà sicuramente segnata dall'emergenza in corso. Sì,
Limitazioni a causa dell'emergenza coronavirus per le celebrazioni di Pasqua che si svolgeranno senza concorso di popolo. I fedeli potranno seguire le messe da casa grazie a TV e social. Nella Domenica delle Palme non ci sarà la distribuzione dei rami benedetti. La messa del Crisma è rinviata a data futura. Nel Giovedì Santo, durante la celebrazione della messa in Cena Domini, verrà omessa la lavanda dei piedi. Sono queste alcune indicazioni fornite dalla Conferenza Episcopale Toscana in vista della Pasqua. Inoltre sono annullate le tradizionali Via Crucis e altre manifestazioni di venerazione della croce del Venerdì Santo. Si invitano i fedeli, precisa la Conferenza Episcopale Toscana, a pregare seguendo la trasmissione che verrà proposta dalle reti televisive della Via Crucis del Santo Padre in Piazza San Pietro. Per quanto riguarda la veglia pasquale, questa si celebrerà nelle chiese cattedrali o parrocchiali o nelle chiese conventuali con il permesso del vescovo, ma si ometterà l'accensione del fuoco e non verranno celebrati i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Infine, la Domenica di Pasqua, la celebrazione della Santa Messa avverrà secondo quanto prescritto dalle norme liturgiche. Si invitano tutte le chiese, conclude la nota, a suonare a festa le campane alle ore 12 come segno di annuncio della vittoria di Cristo sulla morte, di speranza per uomini e donne in questo tempo di sofferenza, di comunione tra tutte le comunità e le genti di Toscana. Tra poco andremo come sempre in diretta a Roma per sentire la conferenza stampa della Protezione Civile con tutti i numeri nazionali, con l'aggiornamento sul conteggio dei tamponi e purtroppo anche delle vittime, come quotidianamente viene riportato in quello che è il fine settimana considerato del picco. Era stato annunciato proprio nei giorni del 28 e 29 di marzo il picco dell'emergenza, quindi sarà comunque un dato importante per capire dove ci troviamo numericamente in questa situazione, per poi poter verificare tra qualche giorno se effettivamente questo è il momento del picco oppure no. Tutto pronto a Roma, è arrivato il capo della Protezione Civile Borrelli per il suo report quotidiano. Allora lasciamo la linea alla sede della Protezione Civile. Allora, non arriva ancora l'audio, anche se vediamo Borrelli parlare, probabilmente è un problema che dipende da Roma, forse devono banalmente accendere i loro microfoni, perché in questo momento non ci arriva l'audio. Vediamo se viene risolto questo piccolo inghippo. Non abbiamo ancora il segnale audio, vediamo se riusciamo a recuperarlo velocemente. 3.851 pazienti rispetto a ieri. Di questi, 3.906 sono in terapia intensiva, 27.386 sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte, 42.588, il 58% del totale, sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi. Purtroppo oggi registriamo 756 nuovi deceduti. Il totale dei guariti è complessivamente di 13.030 persone. Rispetto a ieri sono 646 le persone guarite in più. Oggi è proseguita l'attività della centrale remota di soccorso sanitario. Ad oggi i pazienti trasferiti dalla Lombardia sono 92, 8 pazienti rispetto a ieri. Il totale dei pazienti trasferiti è di 52 pazienti Covid e 40 pazienti non Covid. Solo oggi sono stati trasferiti 8 pazienti affetti da coronavirus e sono stati trasferiti in Germania. Più precisamente 2 da Bergamo sono stati trasferiti a Norimberga e 6 in un unico volo dell'aeronautica tedesca da Cremona a Colonia. Ringraziamo il governo tedesco, la Germania per aver messo a disposizione del nostro paese posti letto nei reparti di terapia intensiva, posti letto che stiamo utilizzando e nei prossimi giorni ci saranno ancora altri trasferimenti dalla Lombardia e dalle regioni più
compromesse del nostro Paese. Voglio anche ringraziare il popolo albanese e il presidente Edi Rama per le parole con cui ha commentato la partenza di 30 tra medici e infermieri ha dimostrato una vicinanza non solo geografica al nostro Paese, rinnovando un rapporto reciproco con il Dipartimento della Protezione Civile che va avanti da anni. Voglio ricordare che sul finire dell'anno scorso, quando c'è stato in Albania un terremoto devastante, il nostro Paese è intervenuto, il sistema di protezione civile è intervenuto a supporto delle autorità albanesi. Per quanto riguarda le forze in campo, oggi sono stati impiegati 13.302 volontari, a cui si aggiungono le forze dell'ordine, le forze armate, i dipendenti del Dipartimento e i sanitari delle regioni e delle strutture operative. È rimasto immutato il numero delle tende che abbiamo installato per le attività di pre-triage degli ospedali, 774, 151 sono state le tende di pre-triage negli istituti penitenziari. È proseguita anche l'attività di distribuzione dei materiali acquisiti dal commissario Arcuri. Questa mattina abbiamo avuto conferma nel comitato operativo che le mascherine che erano state distribuite ieri, 2.300.000 mascherine chirurgiche, 1.700.000 mascherine FFP2 per il personale sanitario, sono state consegnate regolarmente nella giornata di ieri, grazie anche a una rimodulazione di quella che è l'organizzazione della distribuzione, con un intervento delle forze armate che voglio ringraziare in un gioco di squadra che è quello del sistema di protezione civile. Quindi grazie a questo rinnovato impegno e rinnovata organizzazione siamo stati in grado di utilizzare vettori aerei per raggiungere le regioni interessate dalla distribuzione. Voglio anche ricordare che ieri sera si è chiusa la call per gli infermieri. Abbiamo ricevuto 9.448 domande, il 55% sono donne, il 45% sono uomini. Il 50% degli infermieri sono infermieri specializzati nei settori sanitari di emergenza e di urgenza. La maggior parte delle domande proviene dalle regioni Lazio, Lombardia e Campania e stiamo procedendo con l'individuazione del primo contingente di infermieri da far partire, ovviamente tenendo conto di quelle che sono le esigenze delle regioni che hanno una maggiore fabbisogno e dall'altro anche il livello delle persone contagiate, il livello di impiego da parte degli ospedali, quindi privilegiando quelle regioni che hanno minore fabbisogno assistenziale. Voglio anche ricordare che circolano dei falsi volantini con intestazione del Ministero dell'Interno. Per questo vi raccomandiamo di segnalare le comunicazioni sospette alle forze dell'ordine e di informarsi solo attraverso quelli che sono i canali ufficiali. Infine, permettetemi di dire che in questi mesi che stiamo combattendo senza sosta contro un nemico invisibile, tanti tra gli operatori sanitari e anche gli operatori del soccorso hanno contratto il virus. Dai medici agli infermieri, dalle forze armate agli operatori dei servizi essenziali, ai colleghi delle regioni, ai colleghi anche del Dipartimento della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, ai volontari. A tutti loro va il mio augurio di pronta guarigione e ringraziamento per quanto hanno fatto al servizio del Paese. Io mi fermo qui, do la parola al professore Richeldi per il suo intervento. Sì, grazie dottor Borrelli. Io sono un clinico, sono un pneumologo, quindi mi occupo di pazienti e quindi non vorrei addentrarmi o soffermarmi su questioni di tipo epidemiologico o di tipo di trend di casistiche di cui non sono un esperto, quindi
non parlo di quello che non so. Guardando però i numeri di questo fine settimana, di questo venerdì, sabato e domenica 27, 28 e 29, guardando il numero che il più crudo certamente, che è quello delle persone decedute, siamo passati da 969 a 889 a 756. Ora, questi sono cambiamenti grandi dell'ordine del 10-15% a giornata, che ovviamente riflettono il fatto di un sistema sanitario che sta rispondendo e dell'efficacia delle misure che sono state messe in atto. La stessa cosa la vediamo sui ricoverati in terapia intensiva. Come sapete, i colleghi delle terapie intensive, i rianimatori, sono quelli che sono più sotto pressione, sono quelli che hanno dovuto allestire in tempi brevissimi degli ospedali che non si erano visti solo in tempi di guerra. Quindi le terapie intensive e le subintensive sono quelle che hanno avuto il maggiore impatto e che forse ci danno la misura della gravità di questa forma clinica. Bene, se guardiamo al 27, 28 e 29, i numeri sono 120, 124 e 50 oggi. Non dobbiamo fermarci a un numero, chiaramente, però credo che siano numeri che ci debbono fare riflettere, perché ci incoraggiano nel messaggio che è stato dato dai nostri politici, dai nostri esperti, che coi nostri comportamenti salviamo delle vite. Io credo sia molto importante, perché si riflette nei numeri, che sono numeri reali, il fatto di vedere dei pazienti che salvano, cui salviamo la vita stando a casa, cui salviamo la vita facendo i comportamenti di distanziamento sociale, i comportamenti in cui i viaggi vengono diminuiti, le scuole vengono chiuse, cioè vediamo il riflesso sui nostri concittadini che, a quello che ci dicono i dati e il trend che sta andando, muoiono meno e vengono ricoverati meno in terapia intensiva. È ovvio che mi associo al importante messaggio che ha dato oggi il nostro Ministro della Salute, che è quello che ovviamente questo è un motivo non solo per continuare a comportarci in questa maniera, ma a essere ancora più stretti, perché quando secondo me si vedono i risultati positivi di quello che si sta facendo, si è ancora più convinti in quello che ci sta comportando. Quindi questi numeri, secondo me, come clinico li interpreto come un riflesso dell'efficacia delle misure che sono state messe in campo. E ovviamente sappiamo tutti che è una battaglia molto lunga e quindi non bisogna abbassare la guardia, ma credo che, se posso dare un'interpretazione positiva che credo i numeri mi autorizzino a dare, in particolare il calo sulle terapie intensive e il calo sui deceduti ci danno dei dati solidi, dei dati concreti che si riflettono poi sulla vita dei nostri concittadini. Grazie, diamo spazio alle domande. Sì, buonasera, sono Cecconi del TG3. È una domanda che ho già fatto anche in passato. Mi leggo a quello che stava dicendo lei, che il calo dei morti e il calo anche dei pazienti ricoverati in terapia intensiva sia un fatto positivo. Ma il dubbio che molti anche sollevano dalle zone più colpite è che si ricoverino meno persone in terapia intensiva perché non ci sono più posti di terapia intensiva. Vi risulta, al di là di quelli che sono stati trasferiti in Germania, che ci siano problemi anche di allocazione di pazienti che la necessitano nelle terapie intensive? Perché questo è un allarme che viene dai territori, soprattutto di Bergamo, Brescia. Questo, io sono in contatto abbastanza frequente con i miei colleghi della Lombardia. Questo non è l'informazione che io ho, sinceramente. E un passaggio come quello che abbiamo visto oggi da 124 a 50, mi riesce difficile pensare che sia dovuto a una saturazione delle terapie intensive. Tanto più che mi risulta che, con l'aiuto ovviamente della Protezione Civile e del Ministero, i posti di terapia intensiva in questo momento siano in incremento e non siano in diminuzione. Le due cose che vanno in parallelo mi fanno più pensare che l'interpretazione di dire ci sono meno casi gravi e quindi abbiamo fermato quella che è lo spargimento del virus, soprattutto nella popolazione vulnerabile, vorrei sottolineare soprattutto nella popolazione vulnerabile, credo che sia l'interpretazione più corretta per questi dati.
Allora, abbiamo sentito anche la prima risposta nella conferenza stampa della Protezione Civile che riguardava in particolare i numeri sulle terapie intensive che restano chiaramente sotto la lente in questi giorni. Dai numeri nazionali vorrei tornare rapidamente anche ai nostri numeri regionali, alla cartina della Regione Toscana. Il bollettino è quello qua delle ultime 24 ore con 305 nuovi casi positivi più 17 decessi, il totale delle vittime 215, quello dei contagiati 4.122. C'è una notizia che riguarda anche il caso con il quale avevamo aperto uno dei nostri appuntamenti di primo piano. Ieri è stato fatto il tampone, entrambe le sorelline di Montevarchi in provincia d'Arezzo, che morta la nonna, ricoverata anche poi la madre per Covid, per alcuni giorni hanno vissuto da sole in casa, venendo accudite dall'esterno da parenti e da parrocchiani. Da ieri osservano la quarantena nella casa di una zia che si è offerta di tenerle e di autoisolarsi con loro per 14 giorni. È stata la mamma, che è medico, a decidere, comunicando via social dall'ospedale di Arezzo, che venissero affidate a questa zia. E noi proprio ad Arezzo andiamo adesso in diretta dalla nostra Greta Settimelli, che ha un ospite in sua compagnia, per tornare a parlare di quelle figure che sono ormai fondamentali in questo momento accanto a quelle dei medici, ovvero quelle degli infermieri. Greta. Sì, siamo proprio nei pressi della sede aretina dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Giovanni Grasso è non solo il presidente aretino, ma il presidente regionale. Proprio ieri abbiamo raccontato, insomma, di questa bella donazione che siete riusciti a fare all'ospedale San Donato di Arezzo grazie alla raccolta fondi tramite il Calcit. Abbiamo fatto anche un po' il punto sulle mascherine. Vogliamo, insomma, ricordare un attimo quelle che sono estremamente necessarie proprio per i vostri operatori che sono all'interno degli ospedali, e quelle che invece magari possono, devono usare i cittadini che, insomma, non devono entrare all'interno di un ospedale. Allora, la campagna social Dona una mascherina, insieme alla collaborazione con il Calcit, è riuscita a raccogliere tantissimi fondi per destinare questi fondi alla raccolta vera e propria di mascherine, da destinare chiaramente ai presidi ospedalieri. In questo caso ieri abbiamo regalato 200 mascherine FFP3, come ben sapete sono oro in questo momento, poter destinare questa piccola quantità, perché è una piccola goccia di un mare vasto di necessità di mascherine. A seguito dell'ordinanza 18 della Regione Toscana, però, devo dire che noi, insieme tutti i presidenti delle province regionali degli infermieri, insieme ai presidenti delle provinciali degli medici, saremo insieme per leggere e scrivere una lettera al governatore e all'assessore per richiedere mascherine adeguate in tutti i presidi ospedalieri, non solo quelli previsti dall'ordinanza, anzi ci sarà necessità di dotare anche il pronto soccorso 118 di mascherine FFP3 e tutti i setting in cui c'è la necessità di poter utilizzare questi presidi. Non è possibile pensare diversamente. Ecco, Giovanni ci raccontava ieri che queste FFP3 purtroppo hanno anche una vita breve all'interno di un ospedale, di un reparto, cioè non possono essere usate per tante ore. Purtroppo hanno una vita breve, una durata di un turno, basti pensare però ai bisogni fisiologici che magari i singoli operatori, medici, infermieri, OSS in quel momento possono avere, e pertanto questa mascherina anche loro si limitano ad avere i bisogni fisiologici. Questo però non deve limitare l'operatore nella sua attività, perché ricordiamoci che in quel momento sia infermieri, medici, gli altri operatori sono lì per salvare le vite umane, pertanto non bisogna mettergli anche l'ansia addosso di non avere la mascherina di ricambio per poter poi proseguire la loro attività professionale. Insomma, ci vuole davvero una grande attenzione, la città di Arezzo sta rispondendo. Luca, hai domande per il nostro ospite? È l'unità di crisi della Regione Toscana, ne parlavamo prima anche con un medico dell'ospedale di Grosseto, che peraltro ci raccontava, dopo essere stato contagiato, tornerà da domani in servizio. Relativamente all'emergenza ha specificato che, sebbene possa esserci stati dei problemi in singoli casi isolati, tutti gli operatori sanitari oggi vanno considerati in sicurezza come disposto dai rapporti Covid dell'Istituto Superiore di Sanità e anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalle circolari ministeriali e quant'altro. Ecco, perché non siete d'accordo voi, Grasso? Che cosa non c'è di vero a vostro parere, chiaramente, in questa affermazione?
Guardi, stiamo scrivendo una lettera con gli altri ordini dei medici, insomma, in collaborazione, quindi credo che sia anche un atto unico che viene fatto e domani ve lo invieremo a tutte le testate, proprio perché stiamo chiedendo tamponi a tutti gli operatori e anche periodici, perché se noi non sappiamo, non abbiamo una fotografia reale dei nostri operatori, se sono positivi o meno, sono portatori sani, noi rischiamo non solo di avere comunque un virus che possiamo portare a casa nelle proprie famiglie, ma anche rischiare di infettare i colleghi, pertanto decimare la popolazione professionale, sia infermieristica, medica, OS o anche addetta alla sanificazione, che comunque o quotidianamente fanno parte di questa catena che rendono sicuro i nostri ospedali. Quindi noi chiediamo a gran voce tamponi, chiediamo a gran voce mascherine FFP3 e FFP2, che sono le uniche che possono essere utilizzate in determinati setting di assistenza, ma anche di manovre invasive nei vari pazienti, ma soprattutto chiediamo che per come, diciamo, noi vediamo la professione, dobbiamo essere tutelati la nostra salute, e noi tuteliamo la salute di tutti i cittadini che verranno poi nei vari reparti a essere salvati dalla nostra professione. Greta, avrei un'ultima domanda. C'è stata questa risposta, certo, che è andata ben oltre le richieste, per così dire, un appello lanciato a livello nazionale agli infermieri per aderire appunto a questa task force che la Protezione Civile vuol creare con 500 professionisti per una serie di attività anche a domicilio in giro per tutto il paese. Dalla Toscana, Presidente, in quanti hanno risposto? Allora, sono tantissimi. Basti pensare che a livello nazionale sono oltre 10.000 i colleghi che si sono fronteggiati e hanno accettato questa richiesta, questa chiamata alle armi della Protezione Civile. Dalla Toscana i numeri li stiamo avendo in queste ore, e vi posso dire che il buon cuore dei nostri professionisti sono pronti a dare una mano per il prossimo. Pertanto sono pronti a scendere in campo perché la necessità della popolazione possa essere esaudita in questa maniera. Chiaramente sono attività legate, non attività banali come fare la spesa o altro, ma sono attività di assistenza diretta a pazienti che poi hanno necessità nei vari territori, sia a casa che poi eventualmente nei vari presidi ospedalieri del nord, nel nord, centro nord o nei vari presidi dove il Covid ha fatto danni. Ecco, in questo caso mi permetto di fare un inciso, il tampone andrebbe fatto prima, perché ricordiamo il caso di un infermiere che aveva preso servizio proprio con questa chiamata tra virgolette alle armi della regione Toscana, che era entrato in forza alla Gruccia. Risultato positivo solo dopo 2 settimane di servizio. Insomma, ecco, cosa chiedete in questo caso? Che il tampone venga fatto precedentemente all'entrata in servizio? Guardi, non ci sono dubbi, per me il tampone va fatto a prescindere affinché prima della chiamata, dopo la chiamata, cioè periodicamente il tampone ad un operatore sanitario credo che sia necessario per poter capire lo stato di salute di quel professionista, che sia medico, infermiere, che sia medico di famiglia, che sia infermiere del territorio, che sia OS, perché se non tuteliamo la salute di questi operatori, signori, rischiamo noi stessi, perché nessuno è immune dal Covid ad oggi, mi risulta. Pertanto i tamponi vanno fatti anche per chi in questo momento sta avendo degli incarichi, dei ruoli anche di chiamata alle armi come quella della Protezione Civile. Va bene. Tutto, Greta, grazie. Ecco, Luca, se non hai altre domande. No, perfetto, possiamo rientrare. Grazie a Greta Settimelli, al suo ospite. Noi continuiamo a parlare di mascherine, andiamo a vedere chi si occupa in questo caso di consegnarle direttamente a domicilio, nel servizio. Buonasera. Grazie molte. Ti figuri. Mascherine bandite a Cecina, non si trovano, non si comprano, perché le prende il comune e le distribuisce tramite la pubblica assistenza. Noi siamo andati con loro a vedere come funziona. Allora, per motivi di... No, dall'altra parte. Sì, dall'altra. Cosa stiamo andando a fare? Stiamo andando a consegnare le mascherine alla popolazione che ne ha fatto richiesta tramite il numero istituito dal comune di Cecina. Poi le consegne vengono passate ai volontari della pubblica assistenza, che possono essere o volontari che già da tempo hanno fatto il corso, partecipano alle attività, o come nel mio caso volontari cittadini che si sono resi disponibili in questo momento a far qualcosa. Casa per casa, un campanello dopo l'altro, anche per una sola mascherina da consegnare. I volontari della pubblica assistenza di Cecina sono impegnati da giorni nella distribuzione gratuita delle mascherine. Buonasera.
Incrocio dopo incrocio e strada dopo strada vengono ad aprire, e qualcuno vuole anche donare un contributo per ringraziare i volontari che ogni giorno sono in prima linea. Un impegno concreto che ha mobilitato molte nuove adesioni. Una domanda, lei ha voluto fare, una donazione, un'offerta? Mi sembra poca cosa. Perché? Nel senso, cioè... nel senso che sono volontari, sono ragazzi anche giovani e penso che sì, che sia un servizio utile, che sia una cosa importante, ecco. Ho ritenuto che fosse molto importante fare qualcosa in questo momento, non starci fermi in casa, perciò mi sono lanciata e bene che ci danno questa opportunità anche come cittadini, sono contenta. Obbligatorio indossarle per entrare in tutti gli esercizi pubblici, quelli ancora aperti quantomeno. Il sindaco Samuele Lippi lo ha decretato per ordinanza. Le mascherine vengono prodotte da un'azienda della zona e acquistate dal comune. Ogni giorno abbiamo almeno 14 mezzi impegnati nella distribuzione e nell'arco di una settimana abbiamo consegnato quasi 16.000 consegne di mascherine, perciò di mascherine abbiamo consegnato di più. Almeno una cinquantina di nuovi volontari che si sono sommati alla nostra grande famiglia e ci ha permesso francamente di fare secondo noi un ottimo lavoro. Cittadinanza assolutamente ci ha fatto sentire tutta la vicinanza, tutto il calore, con tantissime iniziative, dalle torte delle signore che ce le portano e ci danno sicuramente la spinta per andare avanti in un momento che bello non è per tutti. Collegato con noi c'è il vice direttore della Nazione, Piero Fachin, dalla sede del quotidiano. Buonasera Fachin. Allora, abbiamo sentito poco fa la diretta della Protezione Civile, adesso abbiamo sentito questo servizio sulle mascherine. Poco fa sentivamo anche il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Toscana che diceva le mascherine iniziano ad arrivare, ma noi vogliamo che agli operatori sanitari venga fatto il tampone a più riprese, perché rischiamo di diventare come dire, soggetti che possono diffondere ulteriormente il contagio. C'è una sorta, come dire, di contrasto che va avanti. Da una parte l'impegno indubbio sia di privati ma anche delle istituzioni per cercare di reperire in qualche modo dispositivi di protezione, dall'altra i sanitari che continuano a dire guardate, noi non ci sentiamo sufficientemente protetti e tutelati. Sì, in parte hanno ragione, insomma, alcuni degli appalti Consip non sono andati a buon fine. L'Italia non aveva a disposizione una filiera di produzione di questi dispositivi, crearla dall'oggi al domani non è stato semplice, quindi le difficoltà a cui sono andati incontro sono davvero parecchie, bene hanno fatto a sottolinearle. Detto questo, punto a capo. Cioè in un mese molto si è mosso, diverse aziende si sono riconvertite, la produzione di mascherine è aumentata, oggettivamente le forniture sono salite perlomeno di numeri, quindi qualche strumento comincia a vedersi e la situazione insomma sta lentamente migliorando. Certo, questi sono non bisogna semplicemente dire sono i nostri eroi, no, sono la nostra prima linea, noi abbiamo assoluto bisogno che chi opera nel settore sanitario si mantenga in perfetta salute, non solo perché è giusto, ma anche perché questo ci aiuterà a combattere una battaglia davvero difficile da vincere. Siamo nel picco in questo fine settimana, lo vediamo dai numeri toscani, anzi da un certo punto di vista ci dobbiamo augurare che davvero si sia toccato il picco, lo stesso stanno facendo in Lombardia in queste ore analizzando i loro numeri, ma lo sapremo solo insomma tra qualche giorno. Lo sapremo tra qualche giorno, arrivano dei segnali incoraggianti che non autorizzano nessuno, noi operatori dell'informazione, ma nessuno ad abbassare la guardia. Il numero più bello, secondo me quello di oggi, è il più piccolo, è un 2. C'erano 277 persone ricoverate nelle terapie intensive della Toscana ieri e oggi sono 275. Questo è un dato che mi fa davvero sperare. Non mi spaventa l'aumento del numero dei positivi, lo leggo, sono 305, ma perché? Perché abbiamo fatto 2.000 tamponi e sono tantissimi. Invece non si vede ancora, come dire, l'orizzonte riguardo al tema delle riaperture, anzi la sensazione è che a breve arriverà l'annuncio di, come dire, una proroga di molte delle restrizioni attuali. Come è ragionevole che sia, molto probabilmente, sicuramente entro il 3 aprile, insomma, arriverà una proroga almeno di un paio di settimane, si arriverà probabilmente a fine aprile.
Quello che dobbiamo capire prima e spiegare dopo è che non sarà una riapertura tout court. Cioè le riaperture, rimettere in moto la macchina economica di questo paese in sicurezza assoluta richiederà anche in questo caso tempo, quindi apriranno prima le attività ritenute indispensabili, comunque necessarie, poi altre attività con un, così diciamo, una gradazione di indispensabilità minore e via via. Gli ultimi ad aprire saranno probabilmente i luoghi aperti al pubblico, quindi i ristoranti, i bar, queste attività che fronteggiano l'arrivo di centinaia di migliaia di persone. Perfetto, grazie al vice direttore della Nazione Piero Fachin e grazie ovviamente ai colleghi del quotidiano che ogni giorno ci fanno compagnia in questo spazio. Intanto è arrivata una notizia importante per la Toscana, arriva direttamente l'annuncio dalla Ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paolo De Micheli. La nave da crociera Costa Diadema sbarcherà a Piombino, a bordo un uomo dell'equipaggio che è risultato positivo al coronavirus, tant'è che la nave non sapeva dove poter attraccare. Il porto di Piombino è la destinazione che è stata individuata. Sono arrivate anche le parole del sindaco di Piombino che ha avuto rassicurazione, ha detto da parte del ministero che i malati saranno immediatamente trasferiti negli ospedali nazionali con mezzi idonei e dedicati. Questa notizia proprio di questi minuti. La nave che arriva dunque nel territorio dell'Alta Toscana nord-ovest, la provincia di Livorno in questo caso, che resta la zona, l'abbiamo visto anche dai numeri iniziali, con il maggior numero di casi positivi, la nostra zona rossa. Ne parliamo con Luca Lunedì, che ritroviamo in diretta da Borgo a Mozzano in questo caso. Luca, a te. Sì, qui a Borgo Mozzano, l'avevamo detto anche nel precedente collegamento, da qui veniva una delle vittime delle RSA di Gallicano, numeri che anche qui in Garfagnana si fanno sentire pesanti. Qui a Borgo Mozzano, dietro di me il municipio, siamo nella piazza centrale, c'è un silenzio cattedratico quasi, ecco, vorrei farvelo sentire, un silenzio che insomma è pesante. Come sarà pesante sempre qua in provincia di Lucca, a Viareggio, il silenzio della campana dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, l'associazione che raccoglie i familiari delle vittime della strage di Viareggio, che ogni 29 del mese, da quel 29 giugno del 2009, ha suonato in ricordo di quella strage e che oggi invece sarà muta, nessuno la suonerà. E anche quel silenzio, insomma, è un altro silenzio pesante. Si teme anche da parte dell'associazione per ciò che sarà il 29 giugno, se si potrà ricordare, se ci potrà essere una cerimonia in ricordo o se anche quella dovrà essere, insomma, dovrà cedere il passo al coronavirus. Qui in provincia di Lucca oggi si è svolto anche un movimento di raccoglimento, di preghiera all'ospedale, il San Luca, all'ospedale di Lucca, dove il vescovo Paolo Giulietti ha celebrato una messa in radiodiffusione, diciamo in diffusione, ha celebrato una messa, ha detto delle parole di incoraggiamento sia agli ospiti che agli operatori, e questo messaggio è stato trasmesso in tutto l'ospedale. Poi è andato un altro ospedale, quello di sempre a Lucca, a Campo di Marte, per replicare ancora una volta. Quindi si cerca di raccogliersi, di tenere, ognuno si aggrappa alla fede, chi ce l'ha, e cerca di andare avanti, insomma, sempre una parola in più, sempre un momento di vicinanza, ecco. Perfetto, grazie al nostro Luca Lunedì. Noi adesso apriamo un'altra finestra invece su Prato, siamo davanti al centro Pecci con la nostra Patrizia Menghini, una zona dove normalmente, insomma, la via vai anche di domenica è notevole. Patrizia. È proprio così, Luca, perché qui l'arteria che attraversa Prato e poi porta a Pistoia, vediamo in direzione di Firenze, viale Leonardo da Vinci, di solito molto trafficato, porta a centri commerciali, insomma la viabilità è sempre sostenuta. Come vedete, a parte qualche auto, insomma, qui il silenzio la fa da padrone. Dietro le mie spalle c'è uno dei simboli di Prato, che è il centro
Pecci, appunto, per l'arte contemporanea. C'è da dire che questa città paga il tributo più lieve di questa, dei morti di coronavirus. Oggi fortunatamente nessun decesso è stato registrato, rispetto alle altre province toscane è quella con meno casi. E quindi Prato, che inizialmente si pensava a tutti avrebbe contato molti più casi, soprattutto nella nutrita comunità cinese, invece, come è noto e come abbiamo detto varie volte, non ha registrato nemmeno un caso, almeno che si sappia, nella comunità cinese. Vi faccio vedere anche il Viale della Repubblica, che è un'altra via molto importante di Prato. Guardate il silenzio completamente. Là si va al Tribunale, che è anche la sede di tutti gli uffici giudiziari della città, un viale pieno di negozi, di ristoranti, di locali, che sono naturalmente, come è noto, chiusi. Quindi c'è un silenzio che ci pare ridondante tutte le volte dirlo, ma è surreale. A te, è così, Luca. È così davvero. Grazie a Patrizia Menghini. Tutto chiuso, chiuse anche le scuole, come sanno bene le famiglie, i luoghi di lavoro e quant'altro. Torniamo a parlare proprio degli effetti della chiusura delle scuole con Massimo Falorni, presidente Federconsumatori Toscana, che ritroviamo in questo nostro spazio. Buonasera Falorni, perché parliamo di chiusura delle scuole? Perché con le scuole chiuse, ma con qualcuno che deve continuare a lavorare, c'è bisogno della babysitter. Da il governo è arrivata la notizia che c'è un bonus per la babysitter, ma come si fa a ottenerlo? Cioè, spieghi lei. Sì, in effetti da mercoledì 1 aprile sarà possibile richiedere sia il bonus babysitter, ma tutta un'altra serie di bonus, direttamente dalla piattaforma dell'INPS. Pertanto da qui a mercoledì invito tutti i cittadini, tutti quelli che hanno diritto, a registrarsi sul sito dell'INPS per ottenere un PIN semplificato che gli permette di poter accedere in maniera volontaria e da solo per poter avere questo contributo. Ovviamente questo contributo è un primo contributo che viene dato a tutta una serie di soggetti, quindi le persone che lavorano, che siano in forma autonoma o in forma diretta, dipendenti, ma anche per tutte quelle persone che lavorano e che sono operatori sanitari o che pure si occupano di difesa e di soccorso pubblico. Quindi è possibile richiederlo insieme ad altri congedi ed indennizzi dal 1 aprile. È possibile farlo sul sito dell'INPS oppure appoggiarsi in maniera gratuita anche ai patronati. Trovate tutto l'elenco per quanto riguarda tutti gli indirizzi e i recapiti, ovviamente anche su internet, e pertanto in maniera veloce, in maniera dinamica, perché basterà presentare 2 o 3 documenti, quindi le questioni anagrafiche, il codice IBAN e ovviamente i giorni in cui si pensa di ottenere questa sosta. Quindi dal 1 aprile tutti sul sito dell'INPS un po' prima per richiedere il PIN per accedere. Indennizzi, l'Associazione Bancaria Italiana si è detta favorevole a attivare prestiti che consentono ai lavoratori che in questo momento si vedono sospese le proprie attività di poter avere dalle banche un'anticipazione della cassa integrazione previsto dal Cura Italia. Questo che significa? Come devono muoversi in questo caso i lavoratori? Ma principalmente questo è lo stesso sistema adottato nel 2008 in occasione della grande crisi che partiva dagli Stati Uniti, quella della Lehman Brothers, tanto per capirsi. Devono essenzialmente attivarsi presso il proprio istituto di credito per fornirgli il PIN, che a sua volta, come si dice, sarà registrato dalla banca e o anticiperà il prestito. Questo io consiglio sempre di farlo insieme all'impresa, laddove ovviamente la cassa integrazione di norma è sempre richiesta da un'impresa, perché sia un fatto anche collettivo, cioè vale a dire avere la possibilità di appoggiarsi all'istituto di credito per avere un anticipo può favorire sia l'impresa e ovviamente anche i lavoratori. Un minuto ancora, Falorni, a nostra disposizione. Le vorrei chiedere un'ultima cosa. Vorrei mostrare e parlare insieme a lei questo cartello, questo volantino. È intervenuta anche la polizia in queste ore per mettere in guardia dagli annunci che si possono trovare
agli ingressi delle case, dei palazzi, eccolo qua, volantino che però è falso. Sì, questo è un tentativo di truffa che ovviamente in una situazione drammatica come questa i truffatori non vanno in ferie, non si riposano, e pertanto noi diciamo che tutte queste situazioni vanno denunciate alla polizia, va chiamato sicuramente gli organi che dovranno ovviamente intervenire su questo, così come dovranno intervenire su tutte le questioni ovviamente dei prezzi alterati, dei prezzi maggiorati. Noi abbiamo il codice 501 del bis del codice penale che prevede sanzioni pesanti per chi aumenta i prezzi a fine di lucro, quindi noi diciamo che queste cose vanno denunciate. Federconsumatori Toscana riceve le vostre ovviamente sollecitazioni e si farà carico anche di portarla. L'ultima cosa che vorrei dire, approfitto, stiamo più accanto e vicino ai nostri anziani. Noi in Toscana abbiamo oltre 800.000 persone, oltre 65 anni, che vivono da solo. Andiamo a trovarli, andiamo a vederli una volta di più, perché questi sono i soggetti più deboli in questa grande crisi. Grazie Falorni, anche perché l'assistenza agli anziani è consentita dalla legge. Il volantino in particolare di cui parlavamo poco fa è quello che riporta l'intestazione del Ministero dell'Interno e invita le persone a uscire da casa per dei controlli, sono ovviamente dei falsi, non c'è questa richiesta da parte delle autorità, è bene non farsi ingannare. Torniamo adesso in diretta in Val di Nievole con il nostro Francesco Storai per aprire un'altra finestra sul territorio in questo momento di emergenza. Francesco. Sì Luca, ti faccio vedere uno dei cantieri del raddoppio ferroviario della linea Pistoia-Montecatini. Come vedi tutto fermo, tutto bloccato, ce ne sono decine di cantieri come questi sparsi lungo i 12 chilometri di linea ferroviaria che si sta per raddoppiare. Ti dicevo appunto cantieri fermi, quest'opera doveva essere conclusa da cronoprogramma a fine di quest'anno, fine 2020, e purtroppo chiaramente slitterà in avanti, si spera di un anno, ma purtroppo non possiamo fare una vera e propria previsione. Questa è un'opera strategica, sono stati spesi circa 500 milioni di euro per procedere al raddoppio atteso da tantissimi anni, non solo qui in Val di Nievole ma anche in provincia di Pistoia. Poi comunque è un raddoppio che da progetto dovrebbe arrivare fino a Lucca, quindi l'intera tratta da Firenze fino a Lucca dovrebbe essere raddoppiata completamente, e fa un po' impressione vedere cantieri come questi mastodontici, giganteschi, bloccati ormai da settimane, ma d'altronde non poteva essere altrimenti, perché basti pensare che in media ogni giorno lavoravano all'interno di cantieri come questi più di 100 persone, 100 operai, e nei momenti di punta si arrivava anche a 250 persone tutte insieme, tutte vicine. Ovviamente è stato necessario lo stop completo per via del coronavirus, e a causa di questo purtroppo sono decine le aziende qui del territorio che sono coinvolte, che erano coinvolte nella costruzione di questa tratta, e anche in questo caso dobbiamo parlare di danni economici, perché ovviamente la linea ferroviaria in questo momento non è ferma, i treni passano ma sono fermi i lavori, e queste aziende, come tantissime altre, come altre migliaia e migliaia in Toscana, sono bloccate, sono ferme, non possono lavorare, non possono andare avanti. Certo, grazie al nostro Francesco Storai. Una buona notizia per le aziende del settore florovivaistico invece è arrivata qualche giorno fa, perché la vendita, che inizialmente sembrava non consentita, la produzione, la coltivazione stessa sembrava non consentita dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in realtà è rientrata, diciamo così, tra le attività che si possono portare avanti, ma si possono acquistare orchidee anche per fare del bene, per aiutare la protezione civile. Ne parliamo con Lorenzo Losi, collegato con noi via Skype. Buonasera. Che sì, cosa ciao, si può fare acquistando un'orchidea? Ma grazie intanto dell'opportunità di parlare di questo progetto che stiamo portando avanti in questi giorni. Di cosa si tratta? Abbiamo messo sul nostro sito www.lezio.it a disposizione la nostra giacenza di orchidee, e l'intero ricavato lo doneremo al Dipartimento della Protezione Civile. Per ogni orchidea acquistata una donazione per da ogni, parte vostra? Sì, per ogni orchidea acquistata doneremo
l'intero ricavato al Dipartimento della Protezione Civile. Esatto. Ecco, come state vivendo questo momento? Dicevamo poco fa che appunto il settore del florovivaismo sembrava, come dire, dover affrontare un blocco totale fino a qualche giorno fa, poi sono arrivati dei chiarimenti, quindi il lavoro è ripartito, è complicato questo momento, immaginiamo, ma ce lo dica lei. Sì, molto molto complicato, stiamo cercando di vivere questa situazione nel miglior modo possibile, in modo positivo e propositivo. Infatti è per questo che, diciamo, l'idea Un fiore per l'Italia è nata da me e mia sorella, che nei giorni passati in azienda ci siamo trovati a vedere tutte le piante che rischiavano e rischiano tuttora di essere buttate via, e quindi ci siamo chiesti in che modo possiamo destinare queste piante in un modo positivo per fare del bene. Da lì è nato il progetto Un fiore per l'Italia. Bene, noi ovviamente ci auguriamo che possano arrivare tanti fondi a favore della protezione civile, perché ce n'è un gran bisogno in questo momento. E grazie e complimenti per questa bella iniziativa. E noi adesso invece parliamo del momento complicato che sta vivendo anche lo sport, il calcio. Prima di aprire un nuovo collegamento ci sentiamo però una parte del messaggio che il gioiello viola Federico Chiesa ha voluto lanciare attraverso i canali social della società. Questo è un periodo veramente inaspettato a cui ho reagito serenamente, perché noi abbiamo il dovere e la responsabilità di stare in casa. Così facendo aiutiamo le persone che stanno veramente soffrendo e le persone che ogni giorno, medici, infermieri, stanno lavorando sul campo per aiutarci a superare questo momento difficile. Della mia quotidianità ho perso l'andare al campo, stare con i miei compagni e giocare a calcio. E mi manca tantissimo. In questi giorni il prof e il mister ci hanno mandato un protocollo di allenamento per aiutarci a rimanere in forma quando riprenderemo ad allenarci. Molti degli esercizi però che faccio anche di mia spontanea volontà sono a corpo libero, e questo è il massimo che possiamo fare in questo momento. Ovvio che con lo spostamento dell'Europeo all'anno prossimo molti giovani italiani come me avranno l'opportunità di prepararsi al meglio e di essere un anno più maturi. Ma in questo momento il mio pensiero non va all'Europeo, ma alle persone che stanno soffrendo e le persone che stanno facendo il massimo per aiutarci a superare questo momento. Il messaggio che voglio dare a medici, infermieri e gente che sta lavorando negli ospedali per aiutare noi italiani e tutto il mondo, è quello di continuare con determinazione, con volontà, che insieme supereremo questo momento. La mia donazione è un piccolo gesto, ma dal primo giorno volevo farla per aiutare queste persone che stanno facendo veramente un lavoro determinante. Domenica sera non c'è Viola, la nostra trasmissione che riprenderà nel momento in cui ripartirà il campionato, lo stesso vale peraltro anche per Zona Mista, la nostra trasmissione del lunedì sera che si ferma, si prende una pausa aspettando di vedere ripartire il campionato e il calcio giocato. Ritroviamo però con piacere un nostro grande amico Ciccio Graziani, buonasera Ciccio, collegato con noi via Skype. Ciao Luca. Come stai Ciccio? Come stai trascorrendo queste giornate? Intanto siamo, e questa è una bella notizia, e poi mi sto inventando dei mestieri, perché tra il fare il giardiniere, fare lo suota, fare l'imbianchino, poi la moglie, dammi il folletto, poi passa lo sciocco, poi dammi una mano a fare questo. Insomma, non ci si annoia e passare le giornate anche per distrarci un po' mentalmente. Perfetto Ciccio, è normale doversi tenere occupati, tu non sei esente da questo tipo di richieste. Tornando invece al tema calcistico, la discussione sul partire, non ripartire, a qualcuno, e sinceramente apro una piccola finestra, diciamo personale, anch'io mi iscrivo a questo partito,
appare un po' stucchevole, perché d'accordo, ci si interroga sul futuro, però in questo momento forse è normale, è doveroso stare fermi. No, ma c'è stato che era andato oltre le più rosee previsioni, perché addirittura qualcuno voleva far ricominciare ad allenarsi, ad allenare le squadre una settimana fa, figurati con quello che abbiamo oggi intorno, con le preoccupazioni, le ansie che ci sono per i numeri sviscerati ancora oggi. Io ho detto dentro di me: ma questi presidenti dove vivono, nella luna o su? Era impensabile pensare, dopo tutto dicevano, che le squadre potessero in campo, anche perché questa trasmissione così violenta di questo virus sarebbe pericolosissimo. Quindi io, guarda Luca, sto ancora navigando un pochino tutti a vista, e i numeri sono ancora molto penalizzanti, ma io dico che bisognerà aspettare fino al 20 di aprile per cominciare a capire o a comprendere se questo campionato potrà continuare e finirlo, o magari orando nei primi giorni di luglio, o se finirlo, anche perché, ripeto, le situazioni che stiamo vivendo sono preoccupanti, e se guardiamo al futuro il calcio secondo me parte con questi, però se andare verso fine aprile, metà aprile, fine aprile, con consapevolezza i contagi e i numeri sono in grande pensare che si può, e questo ci aiuta anche a stare meglio mentalmente a tutti noi, perché in fondo siamo un pochino sempre tutti preoccupati. Vedremo, è intervenuto anche il ministro Spadafora in giornata dicendo che, insomma, secondo lui il campionato non ripartirà all'inizio di maggio, non ci si potrà continuare ad allenare ad aprile, vedremo se poi le cose cambieranno, significherebbe ovviamente che i numeri sono molto migliorati e ne saremo contenti. Ciccio, ti chiedo rapidissimamente, anche perché abbiamo qualche piccolo problema di audio, abbiamo sentito Federico Chiesa poco fa nel suo videomessaggio che diceva siamo noi giovani comunque desiderosi di mantenere alta l'attenzione e la concentrazione, anche guardando all'Europeo il prossimo anno, che sarà una grande opportunità per tutti. Tu hai vinto un mondiale, quindi sai bene quanto un calciatore tenga a questo tipo di competizioni. Sei, come dire, felice che sia stato spostato di un anno, oppure l'onda positiva, ecco, che la nazionale stava vivendo si interrompe un po'? No, io credo che l'anno saremo ancora più forti, Luca, perché tanti giovani in crescita saranno il nostro futuro, saranno la garanzia, secondo me, ancora più a quella di quest'anno. E chi la pensa anche Mancini, il fatto che l'abbiano ripetuto quest'anno era la logica, doveva fare diversamente. Perfetto. La nostra nazione è convinta che il prossimo anno, anche in virtù di un anno in più di esperienza e di crescita, soprattutto nei giovani, ci porterà ad essere ancora più competitivi. E noi ovviamente ci auguriamo che tu abbia ragione, Ciccio. Grazie per questo collegamento e, come dire, buon lavoro, visto che devi fare un sacco di cose, così ci hai raccontato. Ci sentiamo presto. Presto. Ci vediamo e ci sentiamo presto, speriamo di vederci presto, sicuramente ci sentiremo. Adesso noi vi vogliamo far vedere alcune immagini realizzate con un drone diffuse da Florence TV, che in questo fine settimana, dove il meteo si è tornato tipicamente primaverile, anche se poi da domani peraltro la situazione peggiorerà perché ne arriva una nuova perturbazione, però con questo sole, con questo bel tempo, il drone è stato fatto volare sopra Firenze tra i monumenti della città, regalando immagini davvero di una bellezza straordinaria. Guardate.
L'infinita bellezza di Firenze, dei suoi monumenti, del suo centro storico che non è scalfita dalla purtroppo durezza della realtà, le strade, l'avete visto, le piazze pressoché deserte per l'emergenza in corso, perché la situazione è ancora complicata. I freddi numeri ce lo ricordano, eccoli qua, quelli della situazione in Toscana, questi dati dell'ultimo bollettino regionale, più 305 i tamponi risultati positivi che portano il totale a superare quota 4.000 nelle ultime 24 ore, siamo a 4.122 tamponi risultati positivi nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza, 215 invece le persone decedute, 17 in più nelle ultime 24 ore. Ovviamente sui numeri e su tutte queste notizie torneremo nel nostro notiziario alle 19.27 in diretta con Andrea Calcinai. Io vi ricordo però, prima di salutarci, che al 331-4303-200, il nostro numero WhatsApp, potete continuare a inviare i vostri arcobaleni, disegni dei bambini, quelli con l'hashtag Andrà tutto bene, e in ogni edizione del nostro notiziario noi ve ne mostreremo uno o più di uno di quelli che continuano ad arrivare, davvero davvero tantissimi, piccoli segnali di speranza, di bellezza, di vita quotidiana che va avanti, seppur nel chiuso delle mura domestiche, ma va avanti perché non può essere altrimenti, nella speranza, ovviamente, lo ribadiamo ancora, di poter tornare presto all'aperto e a vivere appieno tutte le nostre attività. Ci fermiamo qui, 19.27, l'informazione del TG38. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.